noi siamo impegnati in una campagna elettorale che ha come obiettivo proprio questo, cioè orientare l'Europa verso la crescita, l'occupazione e uscire dalla gabbia dell'austerità. Quindi se vincerà la sinistra, se finalmente l'Europa non sarà più governata dai conservatori, noi anziché continuare ad essere prigionieri di regole che impediscono gli investimenti pubblici, che impediscono l'impegno per la crescita, noi vogliamo varare un grande programma di investimenti per il lavoro. Poi naturalmente ci vuole anche una classe dirigente regionale in grado di spenderli questi soldi, ma questo è un altro problema, un'altra campagna elettorale che spero venga presto anche quella. I sondaggi dicono questo, dicono che diciamo, le due forze maggiori sono queste. Questo è lo stato delle cose, diciamo, quello che dice Renzi è una constatazione, mi pare fondata. Se vincere Grillo, Renzi si dovrebbe dimettere? No, ma Grillo non vincerà, perché se vincesse Grillo sarebbe il suicidio del nostro paese. Proprio. E penso che noi rischieremmo di perdere ogni credibilità in Europa e il programma di Grillo è la destabilizzazione del paese, il saccheggio dei risparmi degli italiani, perché con l'uscita dall'euro i risparmi degli italiani perderebbero il 30-40% del loro valore. Quindi io sono del tutto convinto che vincerà il Partito Democratico e che il Presidente del Consiglio, che ha avviato una politica coraggiosa di riforme, di riequilibrio sociale, di giustizia sociale, sarà sostenuto dal voto dei cittadini. Non ha sempre avuto parole positive per Renzi, adesso come la guarda la sua politica? Ma noi siamo un grande partito serio, facciamo i congressi, discutiamo e poi dopo in campagna elettorale siamo uniti. Questo è, mi pare, la regola di un grande partito. E poi mi lasci dire una cosa, diciamo, io sono stato Presidente del Consiglio, Vicepresidente del Consiglio, sono una persona che ama il nostro paese e in questo momento così difficile sento il dovere persino morale di aiutare chi ha la responsabilità di governare l'Italia, perché credo che chi gioca allo sfascio in questo momento è nemico degli italiani, non di Renzi, diciamo. Beh, io credo che la politica deve dimostrare di saper cambiare, è quello che stiamo facendo. Abbiamo cominciato a cambiare nel nostro paese rispetto agli anni del berlusconismo e adesso vogliamo cambiare in Europa. Grazie.